Tutti ragazzi, partiamo con la missione numero 10 di Modern Combat 4. Ormai siamo agli sgoccioli, ragazzi, sta per uscire il 5 e quindi voglio vedere se riesco a finirlo in tempo, anche perché, ragazzi, quando uscirà non credo che poi lo finirò questo qui. O magari me lo finirò da solo, insomma. Poi vedrò. Comunque, andiamo avanti, ragazzi. Si passa all'azione. Ok, siamo senza armi, cazzo, ragazzi. Tiriamogli una zaccagnata e via. Rubiamogli l'arma subito, ragazzi. Che arma del cazzo, ragazzi, questa qui non mi piace tanto come arma. Ce l'ho anche nella modalità online, ma sinceramente l'ho usata poco. Ok, questa invece sì che mi piace. Proseguiamo. Allora, che armi abbiamo, ragazzi? Vediamo. Ok, tengo queste due qua. Non raccattiamo la nuova perché non mi piace tantissimo. È quella che ho su uno degli armamenti nella modalità online come arma secondaria, ma non sono proprio soddisfatto al 100% di quell'arma. O perlomeno all'inizio mi piaceva, ma ne ho trovate di meglio, quindi ci teniamo queste due qua. Ok. Ciccio. Cazzo, state incazzati proprio, eh? Muori, bastardo. Sembra che si sono svegliati un po' questi qua, ragazzi. Sono più tosti da ammazzare. Si spostano anche. Ok. Andiamo avanti. Cazzo no! Pericolo! Muori! Cazzo, ragazzi, è diventata più pesa sta missione, sapete? E muori. Se ancora non sei morto, ti tiro un'altra schioppettata. Ma guarda sto bastardo, muori! Wow! Ragazzi, è stata pesa, sapete? Ok. Interagiamo con il computerino. So se sei veloce a scrivere. The United States is an animal. A sick, greedy animal. Like any other beast, it is wrought from flesh and blood and can be killed. Massaro, sembri un repettaro, ciccio. Come sei tosto. I inflicted a little pain on your mammon worshipping economy, but that wasn't enough.
I am here to unleash hell on Earth, and I won't stop until the West has been repaid in full for the misery inflicted on the developing nations. Farei brutta fine, Ciccio. Oh, che dolore, ragazzi, nella coscia. Ok, prepara pure l'arma che tanto ti vengo a prendere prima che riesci a finire di costruire, Ciccio. Ok, ragazzi, andiamo a prendere sto coglione. Quanti cazzo ne siete? Muori! Ok, ragazzi, facciamo una cosa, andiamo a acquistare un pochettino di armi. Innanzitutto un giubbotto antiproiettili, armatura corpo. Andiamo a prendere un pochettino di granate. Visto che ormai siamo arrivati quasi alla fine, posso anche spenderli tutti i soldi. Altre granate, ragazzi, e poi vi dirò di più, prenderò anche una bella torretta che al momento giusto andrò ad applicarla. Torretta automatica, poi e potenziamenti, scegliamo anche accessori, il mirino innanzitutto, poi andrò a mettere anche dei bei proiettili perforanti, assolutamente. E poi, ragazzi, voglio andare a mettere il visore, che è già in uso. E allora perché non lo uso? Ok, ragazzi, mettiamo il visore così riusciamo a vedere le sagome dei nostri nemici. È proprio quello che utilizzo anche nella modalità online, che è comodissimo. Anche perché riusciamo a vedere attraverso le pareti. Dove diavolo è questo? Ah, è qua sopra, cazzo. Muori, schifoso! Proseguiamo, ragazzi. Devo andare nella direzione opposta. Perfetto. Muore, animale. Sì, caricati l'arma, scemo. Cazzo, ragazzi, la situazione qua è tosta, eh? Allora, ragazzi, andiamo ad applicare una bella torretta. Spero che non spara al presidente. Ehi, Ciccio, muori! Dai, 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 dai! Andiamo a liberare. Non gli tagliare la mano. Ok. Ragazzi, adesso abbiamo un peso dietro.
Cazzo ragazzi, è pesa, Dai, su, muoviti. Si vede che stai seduto dietro la scrivania, Arambo, dove vai? No! Merda. Ragazzi, è in salvo. Missione terminata. Missione numero 10 terminata, ragazzi. Ne mancano altre due. Intanto vado subito a controllare se è uscito il nuovo capitolo di Modern Combat. Grazie del vostro ascolto, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.